Ciao ragazzi, oggi vediamo insieme questo mazzo, Legione di Liliana, che è in regalo con Twitch Prime di dicembre. Questo video è per coloro che stanno valutando se fare Amazon Twitch Prime, l'abbonamento a Twitch Prime in questo mese per prendere questo mazzo, o per quelli che hanno le carte e vogliono vedere com'è questo mazzo per magari crearselo da soli. Il pezzo forte del mazzo è ovviamente Liliana, nella sua versione per la Guerra della Scintilla, che è probabilmente una delle carte più forti di quell'espansione, almeno tra i Planeswalker, e la sua abilità principale, che è quella di creare pedine zombie 2-2, scomba molto bene con, per esempio, carte come il Sovrintendente Splendente, che dà quelle pedine zombie anti-malocchio e minacciare, oppure con l'Eterna Signora dei Cieli che dà a quelle creature volare. La mana base è abbastanza classica, abbiamo 10 isole, 11 paludi e 4 terre bicolore nere e blu che entrano tappate, senza abilità particolari. E carte principali, sicuramente c'è l'invasione dell'Orda Atroce, che permette di reclutare una ogni turno. E un'altra carta molto forte, il Predatore di Velo Notturno, che è una creatura con 3-3 con volare, tocco letale, antimalocchio. E altre carte costose sono sicuramente l'Apparizione degli Dei Eterni, che è una rara, e credo tra le rare basta, c'è solo quella. Ah, e c'è invece Avviare il piano finale, che permette sostanzialmente di reclutare, e vabbè, Risveglia Tombe, che è una carta abbastanza classica dei mazzi neri. E probabilmente la trovate anche nei mazzi, quelli che vi dà il gioco all'inizio. Mentre ci sono carte come il Marinaio Spettrale, che permettono anche di pescare, come il Cavaliere Putrimelma, che permette sempre di pescare, oppure di mettere giù una creatura 1-1 con tocco letale. Una carta che all'inizio invece mi sembrava poco utile e poi ho rivalutato, è lo Spiritello Duellante, che permette di fare dei simpatici combat trick che magari l'avversario non si aspetta, grazie al lampo e alla sua abilità di dare meno 1, meno 2, meno 0 a una creatura avversaria. Poi abbiamo il Razziatore di Lanzodep, che è una carta base, diciamo, per quanto riguarda i mazzi che si basano su Recluta, Congelo Insensibile, Invasione dell'Orda Atroce, l'abbiamo detto, Omicidio, un classico removal. Carte per pescare, Sovrintendente, Aviano Eterno, Sfinge della Premonizione è un'altra carta rara, utile soprattutto se l'abbiamo nella mano iniziale e ci fa profetizzare 3, o quando la giochiamo ci fa profetizzare all'inizio di ogni mantenimento, quindi comunque questo mazzo è molto basato sia sulle pedine zombie o recluta, sia sulla possibilità di pescare e quindi mantenere costantemente un vantaggio carte rispetto all'avversario. E devo dire, vi anticipo subito che sono rimasto abbastanza contento di questo mazzo e che tra l'altro è stato offerto gentilmente dal Twitch Prime di Pixel Deb, della mia amica Pixel Deb, di cui trovate il canale in descrizione. E detto questo, possiamo iniziare a vedere i gameplay. Allora, mano iniziale, buona. Abbiamo le terre, abbiamo qualcosa con cui iniziare. Razziatore di Lazotep, sicuramente la prima carta con cui probabilmente inizieremo a fare ammasso. Come prima cosa mettiamo la cancello della Gilda d'Ymir, e così il turno dopo sarà stappato e potremo usare subito il mana.
lui è un bianco. Ok, ammazzo gatti. Andiamo di razziatore. Quindi noi per ora col razziatore possiamo bloccare il gatto, quindi ancora non ci può attaccare. Lui cerca terre. Ok, silenzio assordante. Ogni giocatore non può lanciare più di una magia per turno. Non è un grosso problema per questo tipo di mazzo. Allora, peschiamo una carta. Che è sempre comodo avere un vantaggio carte. Proviamo ad attaccare. Oppure. Sì, sto pensando che è meglio pararsi. Che sicuramente avrà qualche creatura che si pompa con Lifelink. Quindi. Adesso possiamo mettere tocco letale, penso, oppure predatore del velo notturno, forse per bloccare anche il 2-2. Eccolo là, il compagno di Ajani. Ok. Dunque, adesso con lo spiritello duellante potremmo fare qualche combat trick carino. Diciamo che potrei anche mettere l'Eterna Signora dei Cieli, però se mi tengo il mana per lo spiritello duellante non è sbagliato. Potrei sì mettere tocco letale. Razziatore. Ok, io mi tengo in mano per lo spiritello, perché nel caso lui volesse attaccarmi col compagno di Yajani posso fare qualche combat trick simpatico. Che gli tolgo 2 di attacco e quindi posso bloccarlo e cercare di ucciderlo. Così come potrei usare il cavaliere con tocco letale. Adesso vediamo un attimo. Sicuramente sì, se non me lo diciamo non ha qualche incantesimo per bloccarmelo, sì, posso usare il cavaliere. E vediamo un po', posso. Ok, posso bloccare l'oratore con tutti e due. Io qua mi aspetto sicuramente qualche combat trick anche da parte sua. Nel frattempo il mio computer. Ah, ok. Metto un segnalino +1/+1 su ogni creatura che controlli. Perfetto, io preferisco togliermi, credo, dalle scatole l'oratore. O il gatto. No, credo l'oratore sia più fastidioso, perché per un mazzo del genere ogni volta che metti creatura guadagni punti vita. Sì, ok, gli abbiamo dato una bella sfoltita. Ok, omicidio è una garanzia in questi casi contro questi mazzi. Inoltre abbiamo anche la pedina Amas con volare adesso, quindi per ora la tengo come bloccante per il 3-3. Ah, ecco qua. Questa carta non la conosco. Ogni qualvolta guadagni punti vita, metti un segnino +1/+1 sulla paladina. Intanto hai 25 più punti vita, attacca a doppio attacco. Ok, quindi una sorta di compagno 10 anni con doppio attacco, insomma. Potrei fare omicidio subito, però se ha qualche carta che può sprecare, gliela faccio sprecare. Tanto per ora
diciamo mi sono parato dal 4-4. Se ha qualche carta per potenziare, gliela lascio giocare in modo poi da uccidere tutto quanto insieme. Ah, ok, pacifismo, quindi mi blocca. E a questo punto blocco il 2-2 con tutti e due perché sicuramente se lo potenzia almeno sono sicuro di ucciderglielo. Ok. Non so se fare già omicidio oppure no. Aspetto un attimo. Ah, sicuramente pescare non è una brutta idea. Ok, qua possiamo pescare di nuovo. E sì, attacco con i volanti. Vediamo, gli faccio quello un danno che evita magari di portarlo a 25. Così non, la paladina non ha doppio attacco. Ok. I do not stand now. Did you see the benefits of Ok, peace? penso prossimo turno sicuramente omicidio sulla paladina. Anche se, ma avendo il cavaliere con tocco letale, forse possiamo bloccarglielo. Diciamo finché non ha doppio attacco, glielo blocca comunque. Quindi magari provo a concentrarmi sul togliergli la Jani. In caso tanto omicidio ce l'ho pronto, posso usarlo e togliergli la paladina. Ok. Adesso ho doppio attacco, quindi sicuramente è da togliere di mezzo. Ok. Oratore. Ah, mi blocca anche. Vabbè. Tanto io vado di omicidio, gliela levo. Farmi fare 3 danni potrebbe essere pericoloso, visto che sto già a 12. Sì, blocco, tanto c'ho la pedina che comunque il 4-4 a massa che comunque non posso usarlo, quindi vabbè, un 1-4 peschiamo, va. Vabbè, almeno metto giù un 2-2 con volare, per quanto riguarda la massa, vabbè, le pedine zombie ormai sono bloccate. Gli tolgo i cani, gli faccio 3 danni. Comunque, nel frattempo il mio computer muore. E credo Windows stia facendo qualche aggiornamento sotto. Ok, sì, comandante, ispiratore, ma niente di preoccupante. Peschiamo, troviamo Liliana.
Facciamo sacrificare. Ah no, piccolo errore da parte mia. Volevo sacrificare le creature con pacifismo invece di sacrificare quelle con l'attacco minore. E almeno avrei potuto ricominciare a fare a massa. Vabbè, tanto credo che la partita sia chiusa. Lui ha solo una carta. E ok, abbiamo vinto. Allora, anche qui iniziamo con le carte giuste. E possiamo mettere intanto che inizia l'avversario. Noi possiamo mettere intanto un cancello della Gilda di Ymir. Avversario che sembra essere un Azorius dalla mana base. Ok, ah, no, forse artefatti, boh. Intanto metto giù il razziatore, inizio a fare a massa, inizio a reclutare, detto in italiano. Quel 2-2, calma, un'altra volta pacifismo. Quel 2-2 potrebbe darmi qualche noia. Preferisco non bloccare ancora, sia mai che pesco la spiritella che gli toglie 2 di attacco. Intanto pesco. Attacco anche io. Potrei sempre farglielo tornare in mano col congelo insensibile, quel serpente, però... Ah, bruto, ok, sembrava che ammazza artefatti questo. Si stappa pure il serpe. Allora, l'invasione è inutile, fin tanto che ce l'ho bloccato. Cavaliere, mettiamo il cavaliere con tocco letale, mettiamo giù, penso, un cancello così ce l'ho stappato poi il turno dopo. E congedo potrei anche usarlo, sì. Gli faccio tornare in mano pacifismo, ma più per fargli perdere tempo, diciamo. Così lui adesso sarà costretto a riusare il mana per rifare pacifismo. Ok. Dai, imbloccabile al bruto di pan di zenzero. E non attacca col 2-2 perché ho il cavaliere con tocco letale. A questo punto potrei mettere un 3-3, almeno ho un bloccante, però preferisco pescare. Tanto posso anche pagare adamantino, quindi pesco e profetizzo. Ah, terre, credo di avercene abbastanza. Il razziatore non mi cambia la vita, quindi penso che metto giù tutti e due. Tutti e tre, anzi. Sì. Diciamo, palude pure non è che mi serve particolarmente. Ok, ci siamo tolti un po' di carte inutili anche dalla cima del mazzo. Vediamo lui come risponde. Riflesso, quindi... Ah, ok, copia pacifismo. Ok, e la mette sul cavaliere. Ok, bello. Vabbè, l'1-4 lo posso bloccare, il 2-2 sta là. Allora, mettiamo giù sempre terra e sempre cancello. Possiamo di nuovo pescare, mettere giù di nuovo il cavaliere, almeno abbiamo un'altra creatura con tocco letale.
Oppure potrei tenermi il mana per fare la spiritella, lo spiritello duellante. Sì, almeno gli levo il 2-2, gli faccio credere che non ho la risposta, invece gli levo quel 2-2, vediamo se ci casca. Ok. Imbloccabile al bruto. Ok, mi attacca col 2-2. Perfetto, adesso se non ha modo per mettere segnalini sulla serpe, forse gliela riusciamo a togliere. Perfetto. Devo dire che lo spiritello duellante non è male. Il fatto che ha lampo e che toglie 2 di attacco a una creatura avversaria può creare delle cose simpatiche. Vabbè, lui pesca praticamente tutti i pacifismi che ha nel mazzo. Praticamente questo è Gandhi. Peschiamo. Ah, si arrende, ok. Perfetto. Allora, mano un po' un chiodo, diciamo. Troppe carte costose, però è rischioso, però possiamo tenerla per l'aviano. In teoria possiamo fare l'aviano al terzo turno se ci esce una terra. E poi abbiamo un omicidio, abbiamo il predatore. Volendo adesso abbiamo anche il congelo che possiamo usare per prendere tempo. Ok, troviamo la terra, quindi possiamo fare aviano. Lui intanto sembra essere un mono verde. Stagione della crescita. Ok, da alabarda, ogni qualvolta una creatura entra in campo di battaglia profetizza 1, ogni qualvolta lanci una magia bersaglio a una creatura pesca 1. Potrei fargliela tornare in mano, però preferisco intanto fare l'omicidio sul 2-4 in modo da non farlo rampare troppo e non fargli usare subito l'alabarda. Frattempo attacco, questa stagione della crescita potrebbe dare noia comunque. Lui mette un altro druido. Abbiamo anche Liliana che, vediamo se riusciamo ad arrivare a 6 terre, potrebbe essere, diciamo, una grossa mano per aiutarci a chiudere la partita. Tanto prova ad attaccare solo col volante perché non vorrei avesse qualche trick strano. Il 3-3 con tocco letale comunque ci para nel caso, insomma, trovi il modo di attaccare col druido. Ah, gigante dei fagioli. Troll. Eccolo là, il combat trick, però vabbè, niente di particolare, gli dà solo un segnalino 1-1. Allora, potrei giocare l'Eterna Signora dei Cieli, dare volare alle nostre reclute.
Considerando pure che ha il gigante dei fagioli che mi spaventano un poco, però glielo potremmo far tornare in mano col congelo insensibile. Io continuo ad ammassare terre. Mi fa fuori la signora dei cieli. Bella mossa da parte sua. Ok, da addirittura indistruttibile. E ci lasceremo fare sti 3 danni. Ok, adesso ho omicidio, quindi con omicidio potrei togliermi il gigante di fagioli e col congelo insensibile potrei rimbalzargli in mano la stagione della crescita. Intanto recluto anche. Ok. Attacco col 2-2 volante e con la recluta. Lui blocca. Con l'1-4, va bene, 2 danni sempre che gli faccio. Ho il mana per fare omicidio se decide di buttare giù il gigante. Rifà stagione della crescita, ovviamente. Bestia dei cimenti. Ah, pensa te. Questa pure andrebbe ammazzata. Un 4-4 con cautela e varie abilità. Non credo sia saggio lasciarlo lì. Nel frattempo reclutiamo anche. Attacchiamo con tutti i volanti perché abbiamo abbastanza danni per sconfiggerlo, infatti si arrende. Bene. Anche qui abbiamo le carte giuste per iniziare. Si tratta solo di trovare la terza terra. Nel primo turno mettiamo giù il cancello. Perfetto, razziatore. Ok, lui sembra un IZ. In teoria abbiamo il marinaio spettrale con cui, e parole alate con cui potremmo pescare appena abbiamo il mana giusto. Lo dice, ha pensato abbastanza per mettere una terra. Intanto attacco, vediamo se c'ho qualche sparo o qualcosa. No. Ok. Non mi va di mettere subito giù il marinaio spettrale perché se c'ha qualche sparo e me lo uccide, poi non posso pescare. Preferisco aspettare un attimo. Tra l'altro, non ho manco le terre ancora per pescare. Ok. Ok, adesso che non ha il mana, provo a metterlo giù. Perfetto, trovo un'isola, metto giù il sovrintendente e provo ad attaccare con tutti e due, almeno un danno passa.
2 danni sono passati in realtà. Metto giù elettromante. Quarta terra. Adesso sicuramente inizierà a tirare fuori qualche sparo, eh. No, ci pensa. Spira di lava. Ok. Fortunatamente abbiamo il secondo sovrintendente in mano. Ok, non attacca. Quindi noi potremmo anche pescare con parole alate o col marinaio, però forse conviene più il sovrintendente. Non lo so. Penso convenga più il sovrintendente, almeno diamo hexproof alle nostre reclute. Reclutiamo uno. E forse attacchiamo anche, gli diamo anche minacciare, quindi. Se io attacco lui è costretto a bloccarmi con tutti e due. Ok. Oppure si prende i 3 danni, come penso che farà. Ci pensa sempre. Ok, si è preso i 3 danni. Adesso dovrà inventarsi il modo di distruggere di nuovo il sovrintendente splendente. Noi se troviamo intanto il mana possiamo fare apparizione degli dei eterni. Stavo pensando. In modo da togliergli i dragonauti in miniatura. Reclutare e insomma e fare 4 danni. con la recluta. Ah, ok, recluta anche lui. Va bene, penso che anche noi dovremmo prendere questi 3 danni. Prima di bloccare quel marinaio, perché può sempre essere un peschino utile. Ok, omicidio. Penso che vada tranquillamente sulle sue reclute. Dopodiché attacco anche io. Lo porto a 9. Lui ha parecchie carte in mano ancora. Potrebbe giocare Ral. Potrebbe avere un'altra spira di lava. Elettrodominio. Ok, quindi riesce a togliermi il sovrintendente. Subito dopo fai sfogo di Ral.
cosa sta succedendo. Ah, penso volesse fare sfogo di ralla sul 3-3, però non ha aspettato che si togliesse il sovrintendente. Ok. Ah, ok, mi sta togliendo tutto, insomma. Ho capito. Mi fa 7 danni quel draghetto. Con i dragonauti. Proviamo a pescare. Metto giù razziatore. Preferisco tenere il marinaio per bloccare e, diciamo, eventuali altri trick col dragonauta. Ok. Adesso penso che ha chiuso la partita, mi basta un altro sparo, perfetto. Ok. GG, GG per noi. Lui ci pensa pure per attaccare, non so perché, comunque è GG. Vabbè, concediamo. Allora, mano iniziale. Siamo sulla draw e non è male. Riveliamo la sfinge così possiamo profetizzare, mettiamo sicuramente la terra sopra e non so, poi non ho abbastanza terre per giocare l'Eterna Signora dei Cieli, anche se vorrei averla in mano, e sicuramente l'apparizione degli Dei Eterni la metto sotto perché è troppo lenta in questo momento. Ok, lui sembra sempre essere mono verde. Altra stagione della crescita. Noi intanto buttiamo giù il razziatore. Questa stagione della crescita comunque sembra essere bello parecchio usato. Infatti è una bella carta. Allora, ho il mana per fare lo spiritello duellante, quindi potrei togliergli la druida nel caso decida di attaccare con quella. Sicuramente non la usa per bloccare. Ok, sentiero di briciole, quindi è un mazzo basato anche sui token food. Tessi trappole, ok, prende più 2 più 0 quando blocca. Quando blocca una creatura con volare. Vediamo, io posso usare la sfinge per mettere giù un 4-4 che all'inizio del turno mi fa profetizzare, non sarebbe male. Inutile che attacco. Morso rabbioso, vabbè, mi toglie l'1-2, niente di troppo grave. Qua è un rischio. Se io blocco
però magari riesco a togliergli il tessitrappole, non lo so, oppure la druida. Non ho il mana per fare lo spiritello, purtroppo. Sono abbastanza indeciso se rischiarmela o meno. Proviamo. Alla meglio ha bluffato, alla peggio, vabbè. Tanto prima o poi avrebbe dovuto usare quella carta. La carta crescita gigante, mi sembra che si chiama. Sì, ciao, beh, ma adesso non esagerare, non è ancora finita la partita. Tanto gli faccio sti 3 danni con la recluta. Va bene, lui si sente sicuro con i suoi, diciamo, con i suoi ciccioni. Però noi abbiamo Liliana. Lilianona che potrebbe aiutarci a chiudere la partita. Non so se potrebbe convenirmi più la Signora dei Cieli, ma meglio di no. Perché me la tengo nel caso me la dovesse ammazzare quella che già ho. Invece inizio a spammargli tutti zombie 2-2. Non attacco perché potrebbe. Ok. Forse era meglio attaccare. Pensavo che mi sarebbe servito per bloccare, ma me lo toglie. Vabbè, comunque si è tolto il fiociniere. Con Liliana inizio a pescare. La cosa forte di questo mazzo, appunto, è che riesci a pescare continuamente, quindi hai sempre un vantaggio carte nei confronti dell'avversario. Ok, lui mette a terra tutto. Mette a terra tutto. Probabilmente è convinto di chiudere la partita. Sicuramente mi vuole comunque uccidere Liliana. Cosa che comunque non può riuscire a fare. In realtà forse avrei fatto meglio a bloccargli la druida. Almeno sacrificavo una pedina zombie per togliergli un'altra pedina. Qua sarebbe stato comodo poter fare il meno 4 e costringerlo a buttare giù due sue creature, però vabbè. Allora, potrei rimbalzargli in mano il 5-4. Che almeno uno ce lo siamo tolto. Se uso l'Aviano Eterno mi rimane il mana per lo spiritello duellante. Ok. E penso di poter passare il turno. Qua il piccolo errore è stato non fargli fuori prima la druida del paradiso, però credo, grazie al fatto di aver pescato molto e di avere lo spiritello duellante in mano, di poter contrastare i suoi attacchi. Allora, forse gliela tolgo adesso la druida del paradiso. Vabbè, lui si riprende 3 punti vita. Pesca una carta, va bene. Quindi cerca qualche combat trick sicuramente che non ha trovato. Io gli tolgo la druida del paradiso. Gli tolgo il troll, sicuramente. Ok, lui ovviamente si toglie l'Aviano Eterno perché è una creatura con volare, quindi è più fastidiosa. Va bene, poi
Posso buttare giù l'invasione. Posso buttare giù un secondo. Via, no, anzi, la signora dei cieli, così regolo di più, do volare i miei zombie. Attacco per 5 danni. Tanto bloccanti ne ho. Se devo usarli o mi muoiono, comunque ci pesco carte. Ok, gli butta giù il 2-3 che gli farà pescare ogni volta che mette giù una creatura. Ok. Penso che la partita potrebbe essere chiusa. Si arrende. Metto giù pedine, su pedine. Rise and shine. Sì, si è arreso.